Un incubatore per far crescere futuri scienziati, questo è l'Accademia Giovani per la Scienza, che ha ufficialmente cominciato il percorso che proseguirà nei prossimi 2 anni, formando 41 tra ragazzi e ragazze selezionati dalla Fondazione Caripit. Per dare il via a questa loro avventura si sono tutti ritrovati a Palazzo De Rossi per conoscersi e vivere insieme un primo momento formativo. Cosa vi aspettate da questa esperienza? Allora, io mi aspetto di, diciamo, lavorare in un ambiente che sfrutti al massimo le nostre potenzialità come ragazzi, come hanno detto, fantasiosi e con una buona intelligenza, diciamo. Anch'io mi aspetto un'esperienza comunque formativa che per noi ragazzi, che ci possa anche aiutare a coltivare la passione per le scienze e comunque formare. C'è qualche area delle scienze che vi entusiasma di più, che vorreste approfondire in questo percorso? In particolare informatica oppure matematica. Queste branche, diciamo, della scienza sono quelle che mi interessano di più. La fisica e l'informatica, che sono un po' quelle che mi appassionano di più, oltre alla matematica. Ad accoglierli i vertici della fondazione che promuove il progetto e che prevede per i ragazzi partecipanti provenienti da scuole superiori di tutta la provincia esperienze come stage al CERN di Ginevra, al laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso o ad Oxford. Dei percorsi di forte specializzazione, nel senso di specializzazione alla ricerca, a vedere cose particolari, musei particolari, laboratori particolari, che quindi non vedono ovviamente nel mondo della scuola superiore, ma che non anticipano, solo incuriosiscono, spingono a fare l'università, a fare dell'università d'eccellenza. Cosa volete creare con questo progetto? Comincia un'avventura che peraltro dovremo scrivere passo passo insieme anche alle studentesse e agli studenti che sono stati eletti all'Accademia, perché si tratta di una esperienza nuova, almeno per quel che ne sappiamo, anche a livello nazionale. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo dare le ali, dare ossigeno, dare strumenti, dare occasioni, opportunità di sguardo largo a un gruppo di studenti che ci risultano fra i migliori, diciamo, del territorio. È al nostro territorio che puntiamo, quindi non in assoluto a realtà più ampie. Vogliamo valorizzare chi, studentesse e studenti, in questi tempi, in questi giorni, a Pistoia, nel nostro territorio, studia e studia bene, e dar loro la maggior forza possibile.